E sempre sulla china del turismo, assessore Caner, c'è stata una grossa polemica per quanto riguarda un ipotetico rischio di una ingerenza, diciamo, da parte delle multinazionali sugli stabilimenti balneari. Ce ne può parlare? Che cosa sta succedendo? E da dove nasce questa polemica? No, guardi, sul balneare c'è una cosa complessa, ma allo stesso tempo molto semplice. C'è stata una sentenza che ci dice che in sostanza entro il 1 gennaio 2024 noi dobbiamo andare a gara. Si ricorda che su questo c'era stata anche una proroga a livello governativo fino al 2033 di quelle che erano le concessioni balneari. In realtà c'è stata questa sentenza molto chiara che nell'arco, insomma, di 2 anni le gare vanno fatte. Noi come Veneto non siamo contrari alle gare. Anzi, mettere in competizione il sistema va bene. L'unica cosa che abbiamo chiesto al governo è che faccia una legge quadro che ci permetta di fare queste gare, ma in sicurezza, o meglio, dettare quelli che sono i criteri con i quali andare a gara, in maniera, se possibile, di preservare quelle che sono anche le medio-piccole realtà che noi abbiamo nel nostro territorio. In più, abbiamo chiesto di seguire un po' la linea della legge regionale che noi già abbiamo, la legge 33, che prevedeva la possibilità di indennizzo per il subentrante. Quindi nel caso in cui io, concessionario, non perda la gara, che mi venga riconosciuto il valore commerciale della mia azienda, non solo degli Certo, investimenti che io ho perché ci fatto sono e che tanti sono, investimenti pregressi certo, che devono essere sugli ammortizzati in stabilimenti. qualche modo nel lungo. Questo era, avevo letto, Esatto, che era un punto nodale. questo è un punto nodale perché noi chiediamo non solo che vengano diciamo, riconosciuti gli investimenti ammortizzati, ma che sia valutato anche, chiamiamolo, una sorta di avviamento, perché è vero che se io ho fatto investimenti nel mio stabilimento balneare per 10 milioni di euro, è vero che negli anni magari sono riuscito a ammortizzarlo, però è anche vero Lo che chi stabilimento ha subentra acquistato valore? si Eh sì. trova, è certo, ha acquistato valore e si trova, che ne so, già i bagni fatti, i ristoranti ammodernati e quant'altro. Ripeto, è vero che io l'ho ammortizzato, ma è anche vero che la stessa concessione ha un valore differente. Allora, chi subentra, secondo noi, dovrebbe garantire in quota parte almeno un valore commerciale, Certo. un avviamento anche di fatto, che è stato fatto, perché sicuramente in questi anni, al di là degli investimenti, probabilmente anche diciamo, i flussi turistici all'interno dello stesso stabilimento sono aumentati. Ecco, questo secondo noi è importante, in maniera tale che va a garantire chi eventualmente perde la gara di almeno uscirne con un piccolo, diciamo, vantaggio. Poi abbiamo chiesto poter regionalizzare molto queste gare in maniera tale da tener conto anche delle peculiarità del territorio, perché il Veneto non è la Sicilia, non è la Toscana o non è la Liguria, abbiamo situazioni assolutamente differenti. Ecco, queste sono le richieste che abbiamo fatto. Ci avevano detto di sì, poi ho visto che nell'ultimo decreto hanno modificato qualcosina e proprio in questi giorni ci siamo smossi, diciamo, le regioni più importanti, tipo il Veneto, l'Emilia Romagna, hanno chiesto subito dei Perfetto, chiarimenti. speriamo che vadano a compimento. E...